Ciao a tutti! Ciao, benvenuti a una nuova fragranza, vabbè, a una nuova puntata di Ti racconto un profumo. Vanessa Primo. si è incantata, Sì, addormentata ed è anche stordita un pochino dai tutti i profumi che abbiamo sentito. sì, perché stiamo facendo super registrazioni di tante puntate prima che non si sa cosa succede. Comunque, stavamo dicendo, benvenuti a una nuova puntata di Ti racconto un Un profumo. profumo, primo podcast italiano dedicato alle fragranze che si è trasformato in canale anche YouTube, perché non potevate non vederci e non ridere con noi delle nostre facce, di tutte le stupidate che diciamo durante le puntate. Va bene? Sì, perché così vedono anche le nostre facce quando diciamo le stupidate. Esattamente, voi Vabbè. non ci dovete far caso alle stupidate che diciamo, anche perché Poi io. arrivano i messaggi in privato che dicono: non ti ho visto molto convinto quando Vanessa ti ha fatto annusare il profumo dicendo che è così buono, 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 Sì, a me buono. non La mi tua faccia arrivano. diceva qualcosa di No, ma la diverso. sua faccia è sempre quella, cioè dovete capire, se non conoscete intimamente, lui rimane. Cioè. Ride quando è così, ma quando senti i profumi entra nell'altro in Andrei Andrei. Questo è l'alter ego di Andrei che ogni tanto si lascia andare. Quando invece senti i profumi diventa più professional Sì. e mette l'altra, no? Indossi. E Sì, la mia maschera meditativa. anche. Ma in realtà nella mia testa il criceto sta correndo per capire che cosa sto sentendo, che cosa sto sentendo, che Sì, ma cosa sto soprattutto non sentendo. lascia trasparire nulla quando ci sono, quando sente le No, fragranze. voi dovete guardare la mia faccia mentre sento le fragranze e quello che dico. A volte sono due cose completamente opposte. Comunque, bisogna studiarlo, è un caso studio, È un caso. un caso perso più che altro. No, non sei perso, per carità, è che dovresti lasciarti andare di più come all'inizio, alla fine, poi entri troppo. No, ma questo secondo me è la cosa divertente di noi due, che io sono Sì, opposto di te. assolutamente, come me non c'è nessuno. Mi viene da dire meno male. Meno male, sai che noia, mamma mia. Io ho il collegamento diretto cervello-bocca e tu Ok. invece lasci lì a Tra il cervello e deporre. la bocca c'è un bel po' di spazio da dove dire per Però correre. io così corro, la mia lingua corre. No, solo quando sono arrabbiato il collegamento è diretto. Ah, e allora tu sei pericoloso. E quando faccio le Tu le battute. battute? Ma tu non mi hai conosciuto nella mia versione acida e cattiva. Ah, non le battute per far ridere che non le sai fare, non sa No, far le ridere. Vabbè, battute ho capito. cattive. Ah, ho capito. Beh, Bene, di che cosa parliamo oggi? di legni. Ok, di me parliamo. Hai la rigidità di un legno, questa sì. No, parliamo, i legni è Un un. tronco suona meglio. Di un tronco, vabbè. No, io volevo parlarvi, siccome entrambi volevamo parlarvi delle fragranze, chiamiamole boisé, legnose, perché questa è la stagione, come dicevo ad Andrei tempo fa, anche i profumi. Seguono ciclicamente Sì. l'andamento delle stagioni come la moda, no? Sì. E quindi adesso appunto nei negozi trovate nero, marrone scuro. Non lo so, è un po' che non ci vado in un Sì, negozio. ma non c'è bisogno, basta che vai online e vedi già le cose, non c'è bisogno. Cioè, Grigio, marrone scuro, grigio, sono i sì, miei colori i comunque. soliti colori che sono molto colori invernali, quindi niente pastelli, niente stampe fiori, almeno quelle un po'. Vabbè, dai. Stampa fiori, no, stavo pensando stampa fiore d'inverno, d'autunno, perché no? Perché no? Però si usano, Perché ma poche. Allora, parliamo di legni, no? varie Parliamo di legni. sfaccettature, perché ci sono i Ok. legni. Allora, in profumeria viene usato dal cedro, il sandalo, e poi quale c'è più? Gli oud. Oh, legni ne abbiamo. Iniziamo dal. La mia proposta è Sumac.
Super Sidar di Byredo. Byredo è un marchio super cool, super amato e lo mettiamo perché è da mettere, perché è un marchio figo. No, mi piace il profumo. Secondo me ti piaceva anche il packaging quando è uscito come brand. A me continua a piacere il packaging. Io sono, cioè, il bianco e nero che ha lanciato Chanel ha fatto scuola, un sacco di brand molto legati anche all'immaginario moda, propongono il bianco e nero e vanno sempre sul sicuro. Allora, l'ispirazione di questo profumo è la matita, no? La matita, tu non le smangiucchiavi alle Sì, elementari, è la stessa faccio cosa. ancora. Lo fai ancora? E Sì. odora esattamente di quella, no? La matita, la classica matita che smangiucchi, mordicchi. Posso dirti una cosa? Io non sento niente. Come non senti niente? Mazza, senti qua. Non sento niente. A me è arrivato subito. Un vaghissimo odore di qualcosa. No, no, Super Sidar sa proprio dell'odore della matita. È un odore, è secco questo, è secco, è un odore. Io percepisco qualcosa di secco, ma non riesco a captare nessun altro tipo di sfumatura. No, è esattamente il legno di cedro, la matita, si sente, e la sfumatura predominante è questo suo essere secco. Questo suo essere pungente, e io la prima volta che lo sono praticamente, questo è stato un profumo che ho indossato perché mi ricordava molto l'infanzia, perché io ero una di quelle, un criceto che passava il tempo a smangiucchiare tutte le matite dallo stress, per l'interrogazione. Gigi, ti piace? E c'è il gatto che anche lei da piccola Lei mordicchiava le. mordicchia ancora tutto. Sì, guarda come annusa. Questa è una. Lui continua a non sentirlo. Allora, mi è successo solo con un altro profumo che io non riesco a sentire. Questo è il secondo profumo che io non riesco a sentire. Letteralmente lo percepisco vagamente, ma non riesco a Strano, sentire. eppure bello intenso. Boh, sarò anosmico a qualcosa. Può essere. Io una volta alla presentazione di un profumo c'era dentro del muschio e in tanti non sentivano. Ma per esempio il Boots Agency Soul di Jo Malone per me è una fragranza che non odora di niente, non la riesco a percepire, malgrado tutti dicono che è buonissima. Quindi, Allora ve lo dico io. raccontami. L'odore è quello là, Ok. della matita quando la smangiucchi. Ha questo odore che è proprio molto evocativo ed è un odore appunto di cedro, di legno ed è super secco, pungente e graffiante. Dovete amare questa nota perché altrimenti non è sulle corde di tutti. Presuppongo di no. Le note così secche e così legnose, penso che non tutti riescono o non tutti si trovano confortevoli a portarle. Mi fa pensare a un tessuto, mi fa pensare al gabardine di lana o di cotone, che è un tessuto molto rigido, molto secco, un po' ruvido al tatto, ed è il tessuto dei trench, il tessuto per eccellenza dei trench di qualità. Ok, perché quando vai nel bosco con il trench. No, non faccio l'esibizionista, però come tipo dal punto di vista tattile, Sì. no? Dovendo associarlo a qualcosa di tattile, io lo associo al gabardine, che comunque questo tessuto bello rigido, che comunque cade bene, ma quando lo tocchi c'è questa ruvidezza di fondo, e che comunque la sua caratteristica ed è comunque un tessuto di pregio. Quindi Super Sida di Byredo, lui non l'ha sentito, ho parlato solo io. E vabbè, vediamo adesso che mi fai sentire tu. Io ti faccio sentire Chypre Mousse di Orisa Legrand,
Più che legno, qui parliamo di muschio che ci cresce sopra. Polveroso, più quasi animalico. Sì, Io lo perché? associo molto a un colore grigio intenso. Perché non è il muschio che intendo io, il muschio che sa di fungo. No. E per me ha questo aspetto di legno secco. Sì, legno secco, sì. Quello Quasi che morto, si. o corteccia Legno secca, ecco. morto, legno morto, quello che si sfalda e si Sì, diventa sì. praticamente. Sì. E lo trovo molto bello, specialmente in questo periodo, perché non è una fragranza fresca, non è una fragranza che utilizzerei facilmente d'estate. Questo però, Andrei, è molto nelle tue corde. Questo è un altro Sì, è profumo super difficile. molto difficile. Anche se la composizione poi è molto facile, ma il gioco delle note non è tra quelle molto easy. Non è easy, non è, cioè, mentre il Super Cedar là, ti piace o non ti piace quella nota, Lo senti questo o non lo senti? lo senti o non lo senti, questo è più di, cioè, non è, è un profumo per chi già è nel mondo della nicchia e magari colleziona fragranze. Qualcuno che ha voglia di una fragranza che richiama in mente i profumi di una volta. Quel Ecco. non so che di nostalgico. E questo ci sta. Queste le ribattezzerò ogni volta le fragranze all'Andrei. Che sono nicchia della nicchia della nicchia. Giusto? Sì, Sì. quelle Allora. più strane. Allora. Bohemian Woods di Atelier Oblique, ne avevo già parlato, ma questo è Bosco. Ci sta, bisogna tirarlo fuori. Questo lo sento come legno. Legno con un po' di incenso, c'è cioè Sì. questo tocco affumicato. Sì. Questo è un mix proprio autunnale che odora appunto di legni, di caminetto acceso, no? Perché c'è Sì, questo odore di di affumicato. resina che sta sfrigolando nel fuoco. Molto bello. Caldo nello stesso tempo, però non troppo. Riesco a immaginarmi letteralmente la nebbia fuori dalla finestra. Sì, è un bel bicchiere di vino in mano. Cognac, whisky torbato. No, whisky torbato no, un bel rosso, Un bel fermo. rosso, ok. Io sono più da birra, però va bene. Con la nebbia d'inverno No, con la la nebbia, birra. la birra, no, d'estate, d'inverno non bevo Ah! alcolici. Io d'inverno bevo, guarda com'è bella! Gigi, oh, come sei carina! Sto guardando il gattino che si è messo a dormire nella pianta. Fammi sentire, questo è Le mie all'Andrei o povere piante. Questo è l'Andrei, sì? un'altra nicchia della nicchia della nicchia? Ah, oh, sì. Allora. Questo c'è addirittura nella scatola. Sì, perché non sta in piedi in realtà. Si Ah, chiama effettivamente sta forma. Map of the Heart, Black Heart. Questo è un brand australiano. Mi hanno colpito da Xans per la forma La forma sì, del di cuore che cuore. c'era in diversi colori. Sì. L'avevano messi tutti al muro e erano, al colpo d'occhio era super bello da vedere. Io ne ho due, il bianco e il nero. Questa è una delle mie fragranze preferite. La uso spesso d'inverno, fumo legno affumicato, non Questa la legno. sento poco. La senti poco? Strano. Questo ti dico davvero strano. No, adesso sì. Ok. Non legno che brucia il fumo, ma legno spento, che non è bruciato completamente. Io Questo sai che odore di fuligine, di fumo.
Io lo sai che ci ho sentito? Cosa ci hai sentito? Incredibile. Quando ero ragazzina sono venute a trovarci i parenti dall'America e okay. ci hanno portato le chewing gum, quelle alla cinnamon. Ok. E c'era questo odore così che l'hanno tirate fuori dal pacco e c'era questo odore che poi le chewing gum alla cannella non hanno l'odore della cannella. No. Questo odore qua mi ricorda. Molto particolare. Le spezie sì, le sento anch'io, non saprei distinguerle, qui proprio non saprei distinguerle. Sento anche una parte ambrata che non saprei. Questa subito mi è venuta in mente quella cosa là, perché era un classico, avrò avuto forse 12-13 anni e qua non esisteva, no? Mm. E anche tuttora non è una cosa che si no. vende. E hanno tirato fuori e il pacco sapeva, era impregnato dell'odore di... C'erano dentro anche tipo giocattoli e via dicendo, aveva questo odore. Mi piace. Questo è, se hai bisogno di uscire dalla tua comfort zone, è una bella fragranza con la quale non è sperimentare. Male. Allora, adesso io invece tiro. Io sono meno variazioni sul tema, io sono ingegnere. Ingegnere convertita al giornalismo, quindi c'ho questo, poi sono del segno della Vergine, quindi ecco. Capito? Quando mi danno i compiti io li prendo alla lettera. Ecco, io filosofia, quindi se tu mi dici una cosa io ci giro intorno per un po'. Va bene. Allora, Prada Babylon, Sandalwood. Ops. Questa è la linea che si vende solo nelle boutique. No, questa non l'avevo mai sentita. Che ne pensi? Allora, mi sarei aspettato una cosa più, una fragranza più cremosa. Se mi dici sandalo, io penso a un... Invece questa non è cremosa per niente. No, non è cremosa per niente. È calda, è quasi... È calda. Io la sento un po', con questo fondo un po' acido sotto, non lo so. Sai cosa? Cosa ti direi? Io la sento secca più che calda. Io esagererei. Hai presente Kashmir? Sì. Quello... La molecola? Sì. Secondo me non riesco a metterla a fuoco. Sì, non è il classico sandalo. No. Di solito il sandalo è bello cremoso. Questo invece è un sandalo algido. È un sandalo algido. Non so se è algido, è un sandalo, è una cosa interessante, inaspettata. Vabbè, Prada fa queste cose un po' già nella moda, quindi per forza doveva essere inaspettata anche nelle fragranze. Non credo che sia una fragranza che indosserei. No, io ogni tanto la metto. Ogni tanto la metto, anche se io... Mi piacciono più sfaccettate, mm-hmm. quando si parla di legni mi piacciono... Questa diciamo che non è sfaccettato, no? Cioè, il Bohemian Wood ci sono tante cose insieme. Sì. Ecco, quello mi è piaciuto da subito. Super Cedar purtroppo non l'ho sentito. Questo posso dirti non mi piace. Lo trovo interessante ma non mi piace. Allora, Super Cedar a me, anche se non l'hai sentito, a me piace perché è legato, è tutto legato a ricordi, no? Proprio io le ricordo ancora, queste matite completamente smangiucchiate, il fatto che stavo lì, erano completamente distrutte. E questo è una fragranza, non lo so, non è che è particolare come fragranza. Molto particolare. Fate una cosa, se la sentite o la conoscete, fateci sapere. Non riusciamo ad inquadrarla. No. Questa qui, Prada Babylon, il Sandalwood. Senti questo? Questo che cos'è? È quello di prima, Map of the Heart? No. E che cos'è? E risenti questo? È sparito, cioè non lo sento più, quello è molto forte. Che cos'era quello? È Mousse Chypre di Orisa Legrand. Trovo similitudini. Dove?
fra Prada, Babylon, Sandalwood è quello. Io no, mi è scomparso completamente perché quello è molto forte. Cioè, è come se ci fosse un... Cioè, magari qualche nota comune. Sì, probabilmente sì. Fammi sentire l'ultimo. Quella... Faccio fatica a definirlo. A definirlo, no? Sì. A incasellarlo. Non c'è bisogno, cioè, non vogliamo incasellarlo, ma a far venire anche delle sensazioni. Non riesco a farmi venire sensazioni. Ah. Dies Durga a Mississippi Medicine. Medicine. Questo l'ho sentito una volta, vediamo. Devo ancora decidere se è più legno o incenso. Contiene, c'è dell'incenso, lo senti da subito, cedro, ginepro. È balsamica questa. Sì, vetiver, è più un bosco che legno. Sì. Umido, con le foglie secche per terra. Questa è una bella fragranza, mi piace tutto il brand. Sì, interessantissimi. Loro sono di New York. Sì. Sono nati con piccoli batch, come dicono loro, e poi man mano sono ingranditi e mi piace perché c'è questa parte un po' balsamica, un po', cioè lo apri e sembra la Vicks. Proprio balsamico, sì. Sembra il Vicks, cioè dà lo stesso effetto del Vicks, ma non ha quell'odore. O balsamo tigre. È buono, mi piace. Interessante. E io questo brand, per esempio, non sono mai riuscito a sentirlo se non poco tempo fa. No, io li ho intervistati tantissimo tempo fa, tantissimo, perché erano molto in voga negli Stati Uniti. Uh-huh. E li ho intervistati. E poi, quando ero in fiera al White, c'era... all'epoca era il distributore italiano, che è durato per poco, e ho sentito tutte le loro fragranze. Okay. Le ho trovate tutte super interessanti, molto interessanti, e mi piacciono anche i nomi. I nomi sono molto belli, ma poi tutta la linea particolare, un po' fuori dal comune. Sì. E da quello che noi ci aspettiamo dalle fragranze alle quali noi siamo abituati. È vero. Proprio un approccio diverso. È vero. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Piccolo remind: like, follow, commenti, sì, tag, fate di tutto per far iscrivere altre persone, così poi vi mandiamo profumi, scriveteci. Il concorso a premi. Più persone ci mandate e più profumi vi diamo. Guarda, sarebbe bello. Ve li da Vanessa, io non ve li do. No, io sono una che dà, non è un problema. Il problema è che qua in Italia non ti consentono di fare i giveaway e i regali. A me piacerebbe tantissimo far provare le fragranze alle persone, ma non si può. Se no ci fanno delle multe che ci riducono in mutande. Però sì, trovo interessante, cioè il concetto del giveaway sarebbe stato fantastico. Ma il giveaway quello più focalizzato, perché il giveaway così, cioè sarebbe interessante avere i gusti delle persone. Uh-huh. Che ci seguono, e poi se esce il legnoso sai a chi darlo. E certo. No, perché di solito i giveaway la gente vuole di tutto e poi finisce che gli arriva il prodotto e non lo usano perché non gli piace. L'hanno fatto solo i giveaway giusto per vincere. Invece a me piace, cioè ti piacciono i legnosi, faccio il giveaway sui legnosi. Poi ho letteralmente una degustazione olfattiva di fragranze legnose piuttosto che fruttate. Sì, e poi quando ci sono i legnosi estrai, anche se ti scrivono chi gli piace il fruttato, tu estrai tra i legnosi. Oppure fai, insomma, non lo so. Comunque, è stato un piacere, seguiteci sui nostri canali di Ti racconto un profumo, Instagram e Facebook, e sui nostri account personali di Instagram, Vanessa Caputo e Eretic Garden, dove troverete dei contenuti extra riguardanti anche le fragranze. Grazie mille, ciao a tutti, ciao!